Tra l'altro, appunto, come diceva Francesco Bongherrà, adesso diventerà problematico chi dovrà, quale sarà l'esecutivo che si dovrà prendere in carico un'eventuale nuova manovra con il DEF, dove magari inserire le richieste che arrivano da Bruxelles. Francesco, vorrei chiedere a te, insomma, tu conosci bene il panorama politico europeo, ma gli altri paesi europei la vivono allo stesso modo nostro, la dialettica con Bruxelles? In questo momento noi abbiamo un governo oggettivamente molto meno forte di quello che avevamo Prima del referendum. prima del referendum, politicamente meno forte. Quindi siamo in una situazione come dire, subiamo un po', no? Il nuovo scenario che si sta delineando. È verissimo che c'è una grossa incognita su quale sarà il governo, no? Che dovrà fare una finanziaria probabilmente più pesante di quelle che abbiamo visto quest'anno. Non è del tutto escluso che la Germania e la Francia, la Commissione europea, decidano in qualche maniera di non pressare ulteriormente il governo che comunque dovrà passare attraverso una prova elettorale molto molto difficile l'anno prossimo. Vorrei farti una domanda velocissima, poi andiamo al prossimo argomento. Ma questa nuova Europa di cui parla Macron e Appunto, di cui aveva parlato appunto. Macron nella sua campagna elettorale vincente, arriverà? Deve arrivare perché altrimenti l'Europa si disintegra. Però c'è bisogno di tempo politico. Macron fa di una delle sue principali proposte quello di avere un ministro delle finanze europee. Probabilmente non è neanche l'unica soluzione necessaria per uscire dall'impasse. C'è bisogno anche di meccanismi di democrazia che rendano accountable questo ministro delle finanze ai cittadini europei. Quindi c'è bisogno di tempo politico, però sicuramente no, l'Europa non può permettersi di continuare come negli anni passati a rimandare la soluzione dei problemi per sempre, perché altrimenti si sfascia.